La Juventus pareggia 2-2 contro l'Atletico Madrid, la prima partita di Champions League. Questo è il commento del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Da una parte c'è la consapevolezza degli aspetti positivi, dall'altra c'è il sottile giramento che c'hai quando prendi gol al 90esimo. Te l'ho detto, poi io il secondo gol lo posso accettare anche più tranquillamente, perché bene o male loro hanno grandi saltatori, una palla veloce messa dentro. Il primo mi rimane difficile da digerire, perché era una palla lentissima sulla quale basta andare a toccare l'avversario per non fargli rimettere la palla dentro, quindi c'è qualcosa da migliorare nei particolari, perché poi sono particolari e ti costano punti. Al termine della sfida pareggiata contro la Juventus, in conferenza stampa ha parlato il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone. Quando ho finito il primo tempo le ho detto ai ragazzi che la partita che stavamo facendo, quella che volevamo fare, quella che abbiamo preparato, però che ci mancava lo più importante che c'è nel calcio, qualcosa di diverso dentro dell'area contraria. Ronaldo lo ha fatto alla fine del partito e ha passato così vicino, potevano vincere la partita. È chiaro che quando uno riesce a ottenere quello che noi abbiamo fatto nel primo tempo, se non finisce con azione pericolosa, la possessione conta poco. Mi quedo con quello che ho detto. Non abbiamo perso mai la faccia della partita, abbiamo rimontato contro una squadra che sicuramente lotterà per vincere la Champions. E questo, come l'hai detto a tua collega, al di là del punto ci lascia tante cose che non faranno bene in avanti. In vista della sfida di Europa League contro l'Istanbul in casa Roma ha parlato il tecnico Paulo Fonseca. Questa competizione è una competizione importante. È una competizione che è importante. In questa prima fase abbiamo l'obiettivo chiaro dichiarato di superare, di andare avanti. Sappiamo che è una competizione che comprende squadre molto forti, una competizione difficile, ma vogliamo andare il più lontano possibile, una competizione alla quale partecipiamo con ambizione. Ma noi vogliamo arrivare il più lontano possibile, abbiamo ambizione in questa competizione. Il tabloid inglese Daily Mail riporta una notizia secondo cui il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, sarebbe nel mirino di ben tre top club europei, Liverpool, Real Madrid e Barcellona. I Blancos, poi, si sarebbero già interessati allo spagnolo durante l'ultima finestra di calciomercato, presentando un'offerta di circa 45 milioni, a cui il club azzurro aveva risposto con un rifiuto categorico. Il contratto del giocatore scadrà nel 2023, ma nelle scorse settimane era stato annunciato che le parti stavano già lavorando al rinnovo. We'll be right back.